Ok, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su MV3, dove parlo, cioè una partitella su MV3, dove parlo del contest. Beh, volevo dirvi che beh, io questa sera, esattamente questa sera, vado in Calabria. Perciò giusto che, come ho già detto, per il contest dovete essere al massimo 20 persone, cioè minimo 20 persone, poi potrete essere anche 300, 400, quanto volete, ma minimo 20 persone, giusto che siamo ancora a 18. Io in vacanza in Calabria ci resto, mi pare, quasi 2 settimane, insomma. 12 giorni, sì, 12 giorni verso il 27 mi sembra il ritorno. Sì, il 27, 27, 28 ritorno. Perciò ragazzi, vi do altro tempo per essere massimo 20. Cioè, minimo 20, ripeto, potete essere 1000, anche 1000, 10.000, potete essere quanti vi pare. Perciò ragazzi, vi do altro tempo fino al 27, ovvero quando ritorno, e poi quando ritorno vedo se siete arrivati a 20 o di più, e se avete superato 20 o siete 20, e io farò il video dove farò vedere il vincitore, chi è il vincitore, ovvero, perciò farò vedere chi è il vincitore e chi avrà vinto, lo contatterò e gli manderò il gift code. Perciò ragazzi, niente, vi auguro buona fortuna e ora andiamo un po' alla partita. Ora non so esattamente dove state vedendo, perché questo qui non è un live commentary, ovvero è un video registrato su MP3 e anche la voce registrata a parte. Perciò non so dove state vedendo il video, cioè dove state vedendo parte, dove faccio la partita, però volevo un po' parlarvi di questa partita. Allora, prima di tutto, questa partita è un tutti contro tutti su Dome, ovvero credo che sia la mappa più piccola di MV3. Vabbè, un tutti contro tutti su Dome, l'arma che sto usando è un ACR, sì, è un ACR, è un'arma abbastanza potente che ho scoperto, cioè non è che ho scoperto, già la sapevo che era potente, ma non pensavo così potente. Non ho fatto una bellissima partita, però mi accontento, dai, ho fatto un 28-14 e sono arrivato secondo alla lista dei vincitori. Non è male, dai, mi accontento. E niente, l'arma secondaria è una 44 Magnum Akimbo. Poi sto usando una Semtex e le granate sorgenti, no, e le flashbang, mi sembra. Sì, le flashbang. Poi sto usando gli approvvigionamenti, cioè come specialista sto usando gli approvvigionamenti, no, no, ma che dico, come... Vabbè, avete capito, non mi ricordo il nome. Vabbè, sto usando gli approvvigionamenti, il drone d'assalto, sì, mi sembra il drone d'assalto, e non mi ricordo poi. Mi sembra il supporto AK-64, non so se si chiama così, AK-260, vabbè, quello lì, però non mi ricordo come si chiama. Comunque sto usando il supporto. Niente, anche qui l'ho ucciso in una maniera assurda, almeno dove sto aprendo io il video. Niente ragazzi, che dirvi, del contest vi ho già detto tutto. Che dirvi, ah ragazzi, giusto che torno il 27,
ovvero quasi all'inizio di settembre. Verso settembre avrò un nuovo PC, dove comprerò vari pezzi, perciò sarà molto molto potente, perciò potrò registrare, potrò scaricare o comprare molti giochi senza che mi lagga, perciò aspettatevi altri gameplay di vari giochi. E niente ragazzi, io sto facendo anche un gameplay, no, un let's play su Minecraft con il mio amico Peppe, Giuseppe, che saluto, ciao Giuseppe, ciao ciao. E niente, sto facendo un let's play con lui, spero vi piaccia. Niente, spero vi piaccia perché a me piace molto, a me piace molto, ripeto. Vabbè, e niente ragazzi. Avevo registrato un'altra partita su MV3, cioè non è che l'avevo registrato, ma l'avevo trovata sul cinema, che avevo fatto 22-5, stavo in partita con Peppe, avevo fatto 22 kill e 5 morti, soltanto che avevo fatto più partite, perciò quel video dal cinema se n'è andato via e non so come riprenderlo, perciò se sapete come riprenderlo ditemelo nei commenti, così ve lo farò vedere. E niente, penso che vi ho detto tutto. Ora il video è quasi finito, perché sta per finire, perciò lo allungo con la voce finché non finisce. Ciò che dirvi, che vi stavo dicendo, ok, non lo so ragazzi, perciò il video dura pochissimo, dura sui 7 minuti penso. Niente, ok, la partita è finita. Il primo è Ismail, il secondo sono io, Bipix, Maurix. E niente, okay, questa è l'ultima kill della partita. Ok, come potete vedere sono secondo con 20, 28 kill e 14 morti. Ok, ciao a tutti ragazzi.